Sforza Costa, tra le frazioni di Macerata, probabilmente è quella che oggi ha i problemi maggiori. Problemi che si sono accumulati nel corso degli anni e che nessuno ha mai affrontato e che nessuno sembra voler affrontare neanche in questa campagna elettorale. Oggi andiamo a vedere alcuni luoghi di Sforza Costa proprio per verificare i problemi, ma soprattutto le opportunità di questa frazione, insieme a Giovanni Carteghini, che è stato anche consigliere di circoscrizione. Ecco Alberto, ci troviamo nella zona della stazione di Sforza Costa e alle nostre spalle, come puoi vedere, ci sono i locali dell'ex consorzio agrario che non sono in uno stato di abbandono totale ormai da qualche anno. Locali che vanno sicuramente recuperati per una riqualificazione anche a servizio della stazione ferroviaria. Qui c'è uno dei tanti locali sfitti purtroppo del borgo. Sono tantissime le vetrine chiuse lungo questo borgo. Tu considera che lungo questa via ci sono circa 100 possibili attività commerciali. Tante sono chiuse. Il traffico, come senti, non aiuta le attività commerciali che potrebbero essere aperte su questa zona. È sicuramente da riqualificare e trovare la soluzione per avere un centro commerciale naturale. Insomma, ci vuole una bretella che porti il traffico di attraversamento fuori da questa zona. Sicuramente il traffico da questa zona va comunque, se non proprio eliminato, almeno perlomeno sconsigliato. Allora, qui siamo di fronte all'ex Campam, ancora un'altra zona abbandonata. Questa assolutamente, oltre che da recuperare, anche da bonificare, un ex deposito di carburanti che va e riutilizzato a servizio sempre della frazione. Ecco, qui siamo di fronte all'ingresso dell'ex campo di concentramento di Sforza Costa. Durante la Seconda Guerra Mondiale questo era uno dei più grandi campi di concentramento del centro Italia. È un luogo che è stato totalmente abbandonato, ceduto ai privati, di cui restano pochissime tracce. Si potrebbe realizzare nei locali dell'ex circoscrizione o anche nella scuola elementare un museo di questo luogo. Qui abbiamo un pezzo di archeologia industriale di Macerata, l'ex centrale termoelettrica, anche questa in stato di completo abbandono. Impossibile sostanzialmente da raggiungere per gli abitanti di Sforza Costa perché c'è una barriera formata dal traffico che arriva dalla Bazzia di Fiasta, dalla superstrada. Come detto, uno dei problemi fondamentali della frazione è quello del traffico. La possibile, a questo punto forse probabile, realizzazione del nuovo ospedale provinciale può costituire la mazzata finale per questa frazione, immaginando il carico di traffico che può convergere su queste zone. Noi pensiamo che su Sforza Costa debba essere fatto un progetto di riqualificazione affinché l'ospedale possa diventare, invece che un problema, un'opportunità. Terminiamo questo breve giro a Sforza Costa, frazione dai tanti problemi e dalle grandi opportunità. Però purtroppo se non riusciamo a portare fuori il traffico da questo luogo non riusciremo mai a creare nessuna opportunità di sviluppo. Questo è il luogo da dove dovrebbe partire la bretella che bypassa tutta Sforza Costa. Noi ci auguriamo e vogliamo che questa cosa venga fatta, perché è l'unica soluzione per poter riqualificare e dare una nuova speranza a questo luogo.